Buonasera a tutti, benvenuti all'appuntamento con il TMV News. Quest'oggi nella nostra trasmissione tanti contributi, tanti temi da trattare. Iniziamo subito ad ascoltare la voce di Demetrio Albertini, presidente del settore tecnico, che dice la sua a proposito del campionato, del Milan, della lotta a scudetto. Sentiamolo, è intervenuto a margine del Gran Gala del Calcio. Ritengo il pallone d'oro un premio dentro in un gioco di squadra, quindi in un gruppo. È una cosa importantissima, noi lo vediamo per il nostro paese qua quanto i giocatori desiderano quello che è essere premiati stasera. Io credo che negli anni ci sono stati un decennio dove ci sono stati due giocatori straordinari, ci sono ancora, che fino a quando dureranno saranno due giocatori straordinari. Forse in alcune stagioni potevano essere discutibili. Io ricordo per gli amici di quando lo diedero a Messi, e quando invece c'era Iniesta e Xavi che avevano vinto anche il Mondiale, quindi in quell'occasione lì avrei preferito magari darla a uno degli altri, però quando dai il pallone a Messi o a Cristiano Ronaldo non è mai una cosa scontata. Benzema assolutamente si merita, se lo vincerà o se l'ha vinto, non lo so, quando andrà questo pallone d'oro. Rafa Leão è il primo giocatore, diciamo, in classifica che gioca nel nostro campionato, e qui mi riallaccio anche al Milan. È un premio, è comunque un premio per un giocatore che sta crescendo. È giovane, quindi assolutamente sappiamo che la sua crescita passa attraverso la continuità, perché le giocate straordinarie le ha fatte anche il primo anno. Poi l'anno scorso ha fatto una consacrazione del suo talento e l'abbiamo visto tutti, è proprio nella continuità. Io credo che già quest'anno in queste partite si sta vedendo la maturità sportiva di quello che sta diventando questo calciatore dentro una squadra che sta crescendo sempre tanto. No, sinceramente sembrerà strano, sempre la solita frase detta, siamo poi presto, non abbiamo ancora finito l'andata, però è la verità. Io credo che, per mia esperienza personale, che il campionato lo vince sempre quella squadra, quella società, quindi che riesce a gestire durante l'anno quel momento di flessione. In questo momento il Napoli non si può parlare di flessione, sta giocando straordinariamente bene, però sappiamo anche che poi quest'anno sarà anche un campionato anomalo con la pausa del Mondiale, quindi è ancora lungo. Io credo molto anche per quello che ha fatto vedere fino qui anche l'Atalanta, una squadra che è abituata a stare lì davanti, non so se sarà abituata a vincere, però è abituata a stare lì davanti. Il Milan, la continuità che ci sorprende sempre, ma è la cosa forse più bella di questa squadra nella crescita. Non escluderei l'Inter, perché prima di tutto perché gli interisti dicono sempre che lo gufo, ma non è vero, io dico, lo inserisco perché sulla carta ha giocatori straordinari. In questo momento vedo che qualche problema ce l'ha la Juventus, non solo io, quindi lo vediamo. Io credo che in questo momento debba prima risolvere questo tipo di problemi, magari di continuità di risultati, che è la cosa principale, e poi è una società, è una squadra che deve recuperare tanti punti. In questo momento la escludo perché la metto in seconda fascia, poi non si sa mai, perché la Juventus abbiamo visto anche dei recuperi incredibili. Come giudica l'inserimento dei nuovi del Milan? Ieri è esordito, dovuto al primo minuto, sì. De Ketelaere che si è fermato. Sai, quando c'è una squadra che ci sono delle fondamenta solide, io credo che questa squadra abbia delle fondamenta solide, i giocatori si aspetteranno, nel senso che troveranno qualche difficoltà all'inizio a inserirsi un po' nel gioco, a inserirsi in un campionato un po' diverso, perché tante volte pensiamo a quei due o tre giocatori tipo Tonali, quelle critiche che gli sono state mosse il primo anno, e poi dopo è determinante, è sempre stato determinante dall'anno scorso e anche quest'anno. Quindi credo che anche gli altri sono giovani e arrivano da campionati diversi e si inseriranno. Andiamo a salutare Massimo Piscedda adesso. Ciao Massimo, buonasera. Ciao Lorenzo, buonasera a te e a tutti i tuoi web ascoltatori. Parliamo della Lazio innanzitutto, e ti chiedo a mente fredda un parere a proposito delle parole di Sarri sul terreno di gioco dell'Olimpico e
l'incidenza che ha avuto questo fattore sul rendimento della squadra nella partita con l'Udinese? Ma è sicuramente una provocazione. L'incidenza non credo che abbia determinato il risultato, anche perché anche l'Udinese ha una buonissima qualità, quindi di solito i giocatori che hanno più qualità in queste circostanze riescono meglio a giocare, però a parte la battuta, il terreno non è splendido come è sempre stato, ha dei problemi. Io oggi l'ho visto proprio oggi perché sono andato a visitarlo e cioè, non è bellissimo come spesso lo era, però insomma una partita si può fare, insomma, però giustamente la prossima deve essere un po', non dico ristrutturato il terreno, però sicuramente una buona messa in opera deve essere fatta, su quello non c'è dubbio. In ogni caso mi sembra che ci sia l'intenzione di migliorare, no, il terreno di gioco dell'Olimpico e Ma quindi. il terreno di gioco è stato sempre bello all'Olimpico. Il problema è che è un po', nel Un po' senso, è un po' usurato, nel usato, senso che comunque ci perché sono tante tante partite, partite. Roma-Lazio, dei concerti, e quindi alla fine adesso faranno anche il Sei Nazioni, quindi tante volte è maltrattato, ecco, diciamo. Però Roma ha un bel clima, quindi è impensabile che un prato non possa essere perfetto con il clima che c'è a Roma. E in ogni caso, ecco, non deve suonare come un alibi questa dichiarazione di Sarri, perché è vero No, ma è che una la sia una provocazione, provocazione. assolutamente, anche perché i giocatori non si sono lamentati, quindi Sì. è una provocazione, però ha fatto bene, perché poi adesso stanno rimettendo tutto apposta. Evidentemente il problema esisteva sia per la Roma che per la Lazio, perché anche mi sembra Mourinho se ne sia lamentato di questa cosa. Senti, l'Udinese, per come l'hai vista contro la Lazio, è destinata a durare in questo campionato? Non lo so, sai, è una bella domanda questa, che tutti aspettano che cala, invece non è così. Non è partita bene, quindi piano piano si è ripresa, adesso merita assolutamente la classifica che ha. Ha un allenatore che secondo me è molto pragmatico, quindi non si inventa nulla di esagerato, anzi fa esprimere la squadra secondo le proprie caratteristiche. È una squadra molto compatta, perché è una squadra molto robusta, molto forte fisicamente, e ha dei buoni giocatori di qualità, insomma, che tutti conosciamo. Quindi sta facendo chiaramente, potrebbe considerarsi un outsider dell'alta classifica. Lo spero per Udine, però staremo a vedere fino a che punto resisteranno. E il miglior progresso della Lazio in questa stagione, secondo te, è quello legato alla fase difensiva, ad un equilibrio che è stato finalmente trovato? Beh, quello di aver preso meno gol in campionato, però i gol li ha presi in Europa, perché poi io, essendo stato difensore, i gol contavano tutti, però diciamo che in campionato sicuramente ha un assetto un po' più leggermente più bloccato rispetto a prima, con i centrocampisti che fanno un po' più di filtro, e soprattutto gli esterni che tornano molto, sia Zaccagni, soprattutto Zaccagni, che Filipe Anders. Quindi si è un po' abbassata la Lazio, però meglio così, perché la Lazio è una squadra che poi, quando a campo si esprime, diventa micidiale, quindi è molto pericolosa. Quindi anche questo ne ha beneficiato anche gli attaccanti, che in campo aperto sono veramente molto molto forti. Parlando invece della lotta a scudetto, il Napoli è una macchina perfetta, tutto sta girando alla perfezione, in campionato, in Europa, da spettacolo, anche le cosiddette seconde linee No, sì, entrano ma e funzionano. l'altro anno il Napoli non ci si aspettava questo exploit, perché ha cambiato dei giocatori importanti, però quelli che sono arrivati, evidentemente Giuntoli, che fa mercato, ha uno scouting molto molto che ha molta, come si dice, Qualità comunque anche nei collaboratori. esatto, ha molta qualità nell'individuare dei giocatori, seppur Giorgiani, ecco, chi pensava un giocatore Giorgiano che potesse essere così forte, evidentemente lo è. Quindi questo è merito sicuramente della società, di Giuntoli, del presidente, ecco, insomma. Riguardo a Napoli, anche lo scorso anno aveva avuto la possibilità di vincere lo scudetto, perché ricordiamoci, Lorenzo, l'altro anno ha perso 6 partite in casa,
E se tu ti ricordi a Empoli che vinceva 2-0, poi alla fine, Certo. gli ultimi 10 minuti, un quarto d'ora, mi sembra perse 3-2. Sì, ci fu anche la clamorosa papera di Meret nel cosiddetto gioco Vabbè, dal lascia stare, basso. papere Sì, ci stanno, certo, però in assolutamente. un momento del campionato dove poteva veramente andare prima in classifica e continuare fino alla fine, ha inciampato. Ecco, quest'anno sembra che, non, che, no, che sia più matura, però ripeto, il campionato è lungo, quindi io spero sì, perché Napoli a me, per me è una bellissima città, mi piace molto, i napoletani mi piacciono molto, quindi per me andrebbe bene, insomma, se vincesse il campionato sarei felice. Però ecco, da qui alla fine c'è ancora molto molto cammino. Ecco, c'è anche chi sostiene che l'Atalanta potrebbe fare quest'anno come il Leicester. Al tempo stesso, Antonio Di Gennaro, che con il Verona ha vinto lo scudetto nel 1985, sottolinea, andando un po' dietro alle dichiarazioni di Gasperini, che probabilmente per l'Atalanta sarebbe più difficile fare questo colpaccio rispetto a quanto non è accaduto al Verona, visto che i tempi sono cambiati e probabilmente anche per una concorrenza più agguerrita. Che ne pensi? Esatto, cioè Leicester è stata una bellissima parola, anche perché qualcuno, cioè non è che Leicester non aveva giocatori forti, perché ne aveva 4-5 che sono di grandissimo livello, che poi sono andate a grandi squadre, insomma, quindi non è che era la Cenerentola del campionato. Lì è stato molto bravo Ranieri, che ha approfittato di una situazione delle quattro, diciamo, le quattro squadre più forti hanno un po' steccato quell'anno e Leicester si è infilato dentro e ha fatto una grandissima impresa. L'Atalanta, che se deve dire, conosciamo Gasperini, è un ottimo allenatore. Quest'anno non hanno le coppe, quindi probabilmente il vantaggio ce l'hanno soprattutto in questo. E quindi vediamo se lo sfrutteranno. È chiaro che però devono cedere le altre squadre. Ecco, io credo che Milan e Napoli mi sembra un po' difficile che possano inciampare. Ecco. Sì, andando ad analizzare la rosa dell'Atalanta, ci sono sì ottimi giocatori, però non ci sono quei campioni. L'Atalanta sta giocando con una coppia centrale che ha 20, una è del 2000 e l'altra è del 2003, quindi insomma giovanissime che proprio per la bravura di Gasperini che ogni tanto li butta dentro proprio nella mischia e anche quello è un patrimonio che va avanti. Ecco, l'Atalanta non ha, come si dice, non deve vincere il campionato per forza, cioè non, nessuno glielo chiede, però fino alla fine lotterà perché è sempre stata così. Poi io l'Atalanta la considero una squadra europea, quindi il fatto che non faccia le coppe a me dispiace molto perché mi piaceva molto vederla giocare in Europa. Sì, e Gasperini ha parlato di obiettivo Coppa Italia più che campionato. Ah, è normale perché ha squadre obiettivamente che hanno qualcosa in più nel complesso della rosa, però io dico che l'Atalanta è una squadra sempre da prendere con le molle. Un'ultima considerazione sulla Fiorentina. Dopo la Juventus, secondo te è la grande delusione di questo campionato? Ma io te l'ho detto l'altra volta che la Fiorentina sembra sempre una bella squadra, poi alla fine gli manca sempre qualcosa e lo scorso anno comunque l'ha dimostrato. Anche quest'anno, pur giocando bene, però non riesce mai a quagliare, a essere concreta. Ecco, io credo che è una squadra che deve badare meno alla leziosità, come si dice, al farsi vedere bella e deve andare un po' più sul concreto, quindi la difesa. La linea di difesa deve essere un po' più forte fisicamente, più attenta, perché prendono dei gol che è una difesa che una squadra che vuole ambire a qualcosa non può, non sono quei gol che non possono prendere. Ecco, con la Lazio è stata evidente la cosa. Io te l'avevo detto, la Lazio sarà lì, la farà un po' sfogare e poi la grande squadra si veste un attimo da provinciale e poi diventa una grande squadra come in effetti è stato con la Lazio. Certo, la differenza di qualità è emersa, in tutta la No, sua ma la qualità non completezza. gli manca alla Fiorentina. Secondo me è l'atteggiamento un po' che si specchia troppo. Ecco. Invece tante volte deve avere un bomber vero, Beh, insomma, non ha un certo. bomber vero fino adesso. Quindi l'altro anno, 2 anni fa, comunque Vlahovic gli risolveva le cose, adesso hanno un po' di problemi nel finalizzare le azioni. Massimo, grazie mille come sempre. A presto. Grazie a te, buon lavoro. Grazie. Restiamo adesso sul Milan e ascoltiamo e vediamo quelle che sono state le valutazioni da parte del difensore rossonero Tomori, sia sulla propria squadra che anche sul campionato in generale. Sì, è stata una partita difficile, loro sono forti, loro hanno cambiato allenatore, quindi sapevamo che è stata una partita difficile, ma importante i 3 punti. Senti, come si mantiene?
tiene la concentrazione in un anno così strano col mondiale a dicembre? Come sarà la seconda parte secondo te? No, partita per partita. Ovviamente quest'anno è un po' più strano perché ovviamente c'è mondiale, ma dobbiamo lavorare ogni partita e poi dopo mondiale andiamo ancora e vediamo dove siamo. Vi sentite favoriti per lo scudetto anche quest'anno, Comori? Non lo so, sappiamo che siamo forti e dobbiamo dimostrare ogni partita e sì, vediamo dove siamo dopo, alla fine. Qual è il patto fra di voi per ripetervi anche quest'anno? No, dobbiamo crescere, ogni giocatore per ogni giocatore. Sì, ogni partita dobbiamo alzare il livello sul campo, fuori campo, facciamo il massimo per vincere. Sì, siamo contenti, siamo caricati e sì, vediamo dove siamo. Vi è passata la rabbia per quello che è successo con il Chelsea, a te in particolare? Sì, un po', ma è passata. Ovviamente non volevo di prendere rosso, ma è successo. Qual è il tuo rapporto con mister Pioli? Abbiamo visto un grande abbraccio nello scontro con la Juve. Sì, mister è una grande persona, non solo allenatore. E lui sempre mi dice che continuare a lavorare, dare massimo sul campo e sì, provo a fare ogni partita. Come essere nelle quattro le stelle della Serie A? Come essere qui nel gala della Serie A con i migliori del... Sì, ovviamente è un piacere per me, non sapevo che ho vinto, quindi sì sono felice. Uno sguardo adesso alla Juventus, all'intervista di Ivan Cardia a Gianluca Zambrotta. Ti aspettavi tutte queste difficoltà da parte della Juventus di Allegri in questa via di stagione? No, sicuramente no, magari ci aspettavo una Juventus un po' diversa, però il momento non è facile, il momento è complicato, insomma sperando che possano comunque in qualche modo risalire la classifica e fare qualcosa di... anche se è difficile, qualcosa di più in Champions League. Oggi si premia il meglio del calcio italiano, chi ruba l'occhio di più tra Milan e Napoli per ora? Come squadra? Sì, come squadra. Ma sicuramente il Napoli in questo momento, insomma, sta facendo cose straordinarie, in un momento di forma eccellente, quindi sicuramente adesso il Napoli in questo momento è la squadra più in forma del campionato. Stanno dimostrando che si può vincere unendo anche il bel gioco ai risultati in qualche modo. Assolutamente sì, no, sicuramente il Napoli è la squadra del momento, una squadra che segna, che corre, che lotta, quindi bisogna fargli i complimenti. L'ultima, quanto condizionerà la sosta per i mondiali a cui purtroppo noi non andremo questa stagione? Ma è difficile dirlo perché comunque è un campionato anomalo, ci sarà comunque una sosta molto, molto lunga, bisognerà vedere un po' come hanno preparato questo fine di campionato inizio e il ritorno poi a gennaio della seconda parte del campionato, quindi sarà una serie anomala, insomma è difficile dirlo adesso, sarà comunque una cosa nuova, vedremo insomma chi ha preparato meglio, ha fatto meglio la preparazione. L'Inter invece si è rilanciata con gli ultimi risultati, domenica scorsa ha battuto la Salernitana 2-0, l'amministratore delegato Marotta. In realtà è come se avessimo iniziato il campionato con un handicap invisibile di cui non capivamo assolutamente il contenuto. Poi c'è stato un confronto, direi, all'interno dello spogliatoio, come capita spessissimo, abilità da parte dell'allenatore, bravissimo professionalmente a ricompattare l'ambiente, e quindi è venuto fuori una squadra che è la fotocopia oggi di quella dell'anno scorso e quindi siamo molto fiduciosi per il futuro. Sulla stampa internazionale si rincorrono queste voci societarie, il Financial Times ha rilanciato l'ipotesi della vendita dell'Inter, lei cosa risponde? Dico che questa è una situazione che è sopra la mia testa, posso solo dire che la proprietà è molto vicino alla squadra, al club, ha sempre adempiuto ai propri obblighi finanziari e quindi siamo una società comunque oggi a posto nei pagamenti e posso solo dire che la famiglia Zanga ha profuso anche nell'arco della propria gestione centinaia e centinaia di migliaia di euro. C'è fiducia sul rinnovo di Skriniar? Ma siamo fiduciosi, anche se chiaramente poi molto del destino dipende
da quello che lui ha intenzione di fare, però nel mio ruolo devo essere per forza ottimista. Adesso le considerazioni sul calcio italiano da parte del CT della Nazionale, Roberto Mancini, anche lui era presente al Gran Gala del Calcio. Lotta scudetto, porta alla ribalta anche tanti italiani, il suo bacino entro cui cercare si sta ampliando. Tanti? Tanti. Vabbè, Tonali. Vabbè, ma quindi ci sono già, non è che ci sono di nuovi. No, la bella lotta scudetto, credo che... Insomma, il campionato sarà lungo e divertente, i giocatori sono quelli italiani, non ce ne sono altri al momento. Secondo lei una lotta relativa solo a Napoli, Milan, Atalanta o Inter, Juve possono rientrare? Essendo un campionato un po' diverso rispetto al solito, no? Perché saranno due mesi di sosta, quindi bisognerà capire cosa accadrà dopo, quindi sarà un campionato molto lungo. Dunque siamo arrivati alla conclusione di questa puntata ricca di temi e di interviste. Appuntamento a domani. Non mancate. Buona serata a tutti.